E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi vedete mi vedete da una fotocamera diversa perché ho provato a rifare il setup ma mi ha fatto aggiornare streamlabs un casino un delirio allora va bene usiamo la webcam del pc tanto non ce ne importa perché bitcoin ci sta regalando qualche gioia bitcoin ragazzi sta reagendo benissimo al ritracciamento che ha fatto nei giorni precedenti e che a ridosso, diciamo, della resistenza più forte, lo abbiamo seguito nelle nostre analisi passo dopo passo e ha fatto veramente un movimento eh, fantastico da un punto di vista proprio di, di, di domanda che si fa sentire perché ritra ha ritracciato proprio sulla resistenza macroscopica che abbiamo individuato ha fatto una, la sua flessione su inciampino è arrivato a ritestare la resistenza mensile dei 35.000 e già lì si è palesata domanda che al momento lo sta ricatapultando sulla resistenza quindi ora c'è ancora da chiuderlo il gioco perché è la partita è ancora in corso ed è più forte che mai e dobbiamo un po' capire appunto chi vincerà una partita, insomma, un po' alla, alla Sinner Djokovic. No, è veramente una partita domande e offerta: sono veramente, come dire, agguerriti l'uno con l'altro in questo frangente. E quindi adesso siamo ancora in fase volatile, dobbiamo capire appunto, magari con la chiusura di stasera, andando a domani nei prossimi giorni, che struttura si andrà a consolidare dopo questo movimento. Ma la cosa che vi posso dire è che se andiamo a chiudere ad esempio oggi in questo modo e poi proseguiamo con il lasciarci alle spalle la zona di offerta ragazzi qua è veramente un segnale di forza non indifferente io vi chiedo anche la vostra come sempre perché qua è bello partecipare tutti insieme quindi innanzitutto vediamo come viene da questa fotocamera qua dovrebbe esserci la super partenza bababam ragazzi rincorsa mi raccomando qui ancora più probabile sfondare la statua e una volta presa la rincorsa cliccate il like più forte che potete proprio con una forza magistrale per rompere il muro della resistenza e per dire ragazzi io c'ero io c'ero anche oggi non si molla mai non si molla mai siamo sempre sul pezzo e la cosa è importante perché chi è rimasto sul pezzo per tutta la fase anche quando eravamo in pochi adesso siamo Iniziamo a essere un po' di più, siamo ancora in pochi. Ma quando eravamo veramente in pochi, chi è davvero rimasto sul pezzo, ha studiato, si è portato avanti, ha fatto sue no? le, le lezioni apprese nel bear market. Ogni bear market ti lascia delle lezioni importantissime. Nel ciclo successivo a una marcia in più, fidatevi che fa davvero la differenza. Chi per, per tanti, questo era il primo ciclo, no? il primo bear market. Per qualcuno, magari, era il secondo, e per quel qualcuno si ricorderà bene le lezioni apprese dal primo. Quindi, se vuoi rimanere sempre sul pezzo al 100% con tutto ciò che accade nel mondo crypto notizie, tutorial, guide, approfondimenti, analisi, mi raccomando, iscriviti al canale. E inoltre, per noi, è è veramente importante ci date un sostegno eh, che fa la differenza quindi un'iscrizione vi costa poco e per noi vale tanto e inoltre voi rimanete sul pezzissimo nulla insegna come le mazzate del bear qualcuno dice verissimo verissimo ragazzi verissimo per me è stato il primo bear market per tanti è stato il primo per tanti è stato il primo ma voi che siete qui adesso e l'avete vissuto avete una marcia in più fidatevi e fatene tesoro Inbe cioè, tenetevele, non dimenticate quelle sensazioni quando si è in FOMO, perché adesso inizia a esserci un po' di FOMO. Ricordatevele bene, usate cioè, sfruttatele per razionalizzare, cioè per dire non ricommettiamo gli stessi errori. Come posso fare allocazione ben precisa, contenimento del rischio? evitare di prendere le cose a sentimento, di dire compro oggi o domani, aspetto che scende, aspetto che sale. Mi raccomando, è eh, importante farne, farne tanto, tanto tesoro, perché ci aiuta a crescere, si cresce così. E, cominciamo subito, lato con una bella analisi della price action e inoltre direi che oggi volevo focalizzare il tutto su un'analisi bellissima dal mio punto di vista di Glassnode, di cui vi volevo già parlare lunedì, ma siamo andati lunghi, che parla di supply squeeze, ovvero si sta formando uno scenario per cui si potrebbe creare un enorme shock lato offerta, cioè c'è sempre meno liquidità, c'è sempre meno offerta a disposizione e se la pressione in acquisto aumenta in un contesto di questo tipo il prezzo ne reagisce ancora in maniera più amplificata questo eh, non è una cosa buttata lì a caso ma ci sono un sacco di dati che tra poco andiamo a vedere tutti insieme perché è molto importante a proposito prima dicevamo di eh, seguire la, questo, questo movimento perché la price action di questi giorni è veramente interessante cioè stiamo combattendo una, una battaglia che il cui esito importantissimo per rimanere sempre sul pezzo noi su telegram sul nostro canale telegram vediamo se ho l'immaginozza che mi piace veramente tanto di solito ve la piazzo sempre eccola qua sul nostro mitico canale Telegram ogni giorno noi condividiamo eh, notizie, analisi, informazioni, insomma tutto quello che c'è da sapere in tempo reale. Oggi abbiamo visto un po' le, le ultime date, le notizie, vi ho condiviso un bel approfondimento su Chainlink, poi le analisi appunto ogni giorno con le varie chiusure, le varie cose. Insomma se siete su Telegram non vi perdete mai nulla di ciò che accade nel mondo cripto e muove il mercato. Vi lascio il link link in descrizione ovviamente è gratuito siete tutti quanti i benvenuti ragazzi miei ora ehm, andiamo un po a vedere la, i possibili scenari no di questo di questo attacco alla resistenza già subito dopo il ritracciamento andiamo a vedere anche un po di dati l'open interest io sono curioso di vedere l'open interest delle ultime ore perché questo eh, questo vigore guardate è soprattutto sopraggiunto nell'ultima ora ma non a caso, non a caso, perché le dinamiche molto spesso sono frattali. Si dice, no? Cioè, quello che osserviamo sui time frame più elevati ha senso anche sui time frame più piccoli, però ovviamente con una significatività diversa. E di fatto, guardate, si è scatenata la domanda proprio qui, non per caso, perché vedete, qui abbiamo assorbito l'ultimo tutto l'intero dump. E l'assorbimento dell'intero dump di fatto ha invalidato questo ritracciamento su time frame di un'ora. Ovviamente qua stiamo parlando di un time frame molto piccolo. Tuttavia, la stessa cosa sta accadendo sul daily. Sul daily il ritracciamento si è innescato a 37.300. E una candela, una, quella di oggi, con volumi sostenuti, ampiezza notevole, sta già recuperando tutto il movimento. E se così fosse ovviamente, eh, quindi c'è da aspettare la chiusura, un po' alla fine della turbolenza, di solito la regola è di aspettare, cioè quello che faccio io, la regola non è una regola universale, ma quello che solitamente mi, mi viene meglio per fare un'analisi più lucida, è aspettare che i volumi tornino a regime, quindi si esaurisca un po' la fase appunto turbolenta e eh, si, si abbia un quadro generale poi della struttura che si è formata, ripeto, con i volumi a regime, quindi volumi che tornano a la media dopo l'exploit del movimento e sarà importante soprattutto andare a vedere se, ripeto, assorbiremo l'intero ritracciamento con una candela 1 e inoltre il rapporto con i nostri livelli chiave. I due livelli chiave rimangono sempre loro, quindi 33.004, 33.009 come range low, quest'area, tac, vedete, il range a questo, e l'area 36.250, 37.7 come range high. Questa è l'area in cui ci stiamo muovendo adesso su time frame giornaliero in questo movimento meno impulsivo, chiamiamolo pseudo di lateralità, perché vedete abbiamo avuto sì una leg up, un ritracciamento. Ora vediamo, ma siamo contenuti in alto da una resistenza molto forte, perché ricordiamocelo, deriva vedete da questi low settimanali che sono gli ultimi. E in basso abbiamo una, un supporto formato invece sul time frame giornaliero nel movimento in essere. Al centro abbiamo. Anche un altro livello chiave che sono i 35.000, che è la nostra eh, resistenza barra supporto mensile. Per ora non è ancora ufficialmente un supporto perché dobbiamo ancora chiuderci sopra, lato mensile e poi sempre lato mensile, visto che siamo su questo time frame, io lo segno qua sopra, abbiamo 38.500 che è il prossimo livello chiave, no? Quindi c'è cioè, il top del top del top sarebbe bucare tutto quanto con un'unica candela mensile. Abbiamo ancora 15 giorni, quindi chiudere il mese ad esempio qua sopra, in zona 40.000. Ci siamo presi tutto, ci siamo mangiati questa zona critica di congestione. Ed è un segnale fortissimo di prevalenza della domanda sull'offerta. Ehm, gli altri scenari, così proprio per par condicio, sono. Quello di assorbimento ora della, di questa candela verde, magari stasera arriva l'offerta e, e, e si fa sentire, assorbe, quindi chiudiamo senza andare a fare il breakout da questa zona. Da questa zona di offerta e rimaniamo comunque in struttura di range, struttura di range all'interno della quale c'è un retrogusto rialzista. Comunque, no, al momento. Adesso vediamo poi come lo andiamo a strutturare, ma diciamo macroscopicamente: range. Il range viene perso se andiamo a perdere il range low, quindi 33.900 fino a 33.004, quest'area. Se ce lo andiamo a perdere, vedete, entriamo in ritracciamento. Che non vuol dire che perdiamo, cioè non, non c'è più la struttura rialzista, perché la struttura rialzista si verifica, rimane verificata fin tanto che massimi e minimi sono crescenti sul time frame settimanale. E, e questo vuol dire ovviamente, eh, come dire, ci dà ampio spazio di manovra no? perché eh, dovremmo andare ad assorbire i 27.100 per assorbire l'ultimo impulso, insomma, ne parliamo. Se dovesse veramente accadere. Adesso facciamo un passo alla volta perché non ha senso immaginarsi l'apocalisse prima ancora che accadano i primi step. Il primo step di indebolimento sarebbe l'innesco eh, del ritracciamento. Ripeto, che è una cosa completamente organica, un ritracciamento potrebbe. Puntare innanzitutto come primo target a 30.006-31.007, cioè l'area di supporto che eh, ci ha fatto da Ringi, vedete in, questo, in questa istanza e storicamente vedete a quella di cui parlavamo nel fuori onda che qualcuno chiedeva, ma il bull market è già iniziato? E eh, la risposta che ho dato è stata la struttura. Faccio parlare il grafico. No? La struttura è rialzista sul settimanale, massimi e minimi crescenti. L'area di supporto 31.000, che è quella che delimitava, no? faceva la differenza tra zona di capitolazione e zona di eh, diciamo bull market eh, degli anni 2021-22 è stata ripresa. Queste due condizioni per me fanno dire eh, il bull market è in atto. Ovviamente può esserci la smentita. La smentita ci sarebbe nel caso in cui la struttura venisse. Invalidata, adesso non mi interessa neanche più se perdiamo l'area di supporto, ovvio, sarebbe un indebolimento, però. Per andare a cambiare no, questo trend ci vuole di più perché abbiamo una bella accelerazione in essere, no? Quindi bisogna innanzitutto frenare per decelerare, quindi cominciare a fare magari un costrutto di questo tipo con degli higher low, eccetera, e poi fare il lower low. Quindi andare all'indietro. Ecco, quello è ciò che serve per invertire il trend rialzista che adesso è bello ingranato e sta andando. No? Non è che dal giorno alla notte lo cambia, a meno che domani non ci sia una candela del genere. Ma. Eh, non lo so cosa potrebbe innescarla e forse avremmo cose peggiori di cui preoccuparci se, se accadesse. E, quindi nell'immediato questa è la situazione, eh, resistenza da tenere d'occhio questa per eventuale prosecuzione rialzista, mentre ritracciamento, perdita del range low, tutto quello che accade in mezzo rimaniamo in range e il, lo scenario dip, dipende poi appunto dalla rottura di uno dei due livelli punto questo in breve è la situazione attuale e possiamo anche andare a vedere un po il resto come sta reagendo visto che stiamo seguendo le principali altcoin in questo periodo allora, allora abbiamo ethereum bitcoin che ha flesso un po oggi con scommetto con la candela oraria di ora vedete che poi tutto questo fa, fa fare l'effetto buco nero a Bitcoin, no? che assorbe tutta la liquidità quando pompa. Questo è il motivo per cui bisogna fare un attimo di attenzione, no? con le alt, finché non c'è una struttura ben delineata, ben definita e ingranata, era quello di cui parlavamo le scorse volte. Menzioni d'onore, allora abbiamo SOL che eh, insomma, anche lei lato domanda è molto spinta. C'è stato qualche segnale di offerta nei giorni scorsi, vedete proprio in concomitanza con la resistenza chiave, che insomma è l'origine dell'ultima leg qua è una resistenza settimanale, quindi attenzione alla chiusura settimanale in questo caso, non basta chiuderci sopra il giornaliero. Idealmente, sarebbe bello vedere uno sweep della liquidità qua sopra c'era stato un falso movimento sweep e chiusura qua sopra la, la resistenza per confermare il breakout anche di quella adesso ecco siamo a rischio iperestensione su SOL quello sì perché come vedete il movimento è parabolico quindi questa crescita non è sostenibile a lungo arriverà un ritracciamento non chiedetemi quando non chiedetemi dove ma adesso è in una situazione di estensione ok quindi valutatelo tenetelo in considerazione nel caso in cui eh, siate interessati ad eventuali non lo so eh, cercare setup posizioni eccetera ma mi auguro che lo sappiate anche voi nel caso e da un punto di vista strutturale appunto nel momento in cui ha rotto questo livello ha iniziato la, la domanda a, a, a comporsi, no? a spingere, spingere, spingere. Per il momento, eh, appunto, questa era la prima resistenza, vediamo come l'approcciamo, se superiamo anche questo oppure no, e vediamo poi dove si configurerà il ritracciamento, perché, ripeto, adesso siamo eh, in, eh, abbastanza in estensione e in situazione parabolica. In tre settimane abbiamo visto un 77% contro Bitcoin, quindi notevole notevole estensione. E, che altro? Beh, eh, c'è anche Crow, che in tanti mi avete chiesto di Crow ultimamente, e dunque, guardate, qua abbiamo un, un primo costrutto di bottom, perché questo è Crow, no, cro USDT, scusate, volevo vedere CroBTC. Allora, Crow BTC, peccato che ci sono dei grafici che fanno pietà di Crow BTC. Eh, forse non è neanche una copia tanto liquida. Non so se vale la pena esaminarla in questo caso oppure no, perché non è tanto scambiato. Però vabbè, abbiamo un primo recupero: vedete di un high. Per quanto high debole, insomma, per eh, cominciare a ingranare un po' come si deve, eh, sarebbe bello vederlo propagare anche oltre. Il problema è che c'è talmente poco lato livelli chiave, cioè il primo livello chiave un po' forte, forte è questo qui, però è ancora lontanissimo. Quindi è, di è difficile fare un'analisi su Crow, sapete, è abbastanza difficile. Su Crow USDT magari è un po' più semplice. Su CRO USDT è, è più semplice, vi dico la verità, vedete, qua abbiamo il primo livello forte. 11, 11 centesimi, 12 centesimi ed è proprio dove stiamo cozzando ora, nel mentre abbiamo anche creato una zona, vedete, di supporto che al momento abbiamo ritestato con successo. Questi sono un po' i due livelli chiave al momento di cross. Se la riperdiamo, se la perdiamo, ritorniamo in eh, rischio, insomma, di, di, di assorbire un po' tutto il movimento e se invece proseguiamo eh, cioè poi diventa interessante perché poi mh, vale la pena eh, andare a vedere fino a che punto si propaga il rialzo e poi si formeranno nuovi supporti quando ritraccia e così via e questi sono un po' i livelli chiave, teniamocela lì, teniamocela pure lì e Rune, Rune anche lei sta spingendo come una pazza in questo periodo e cioè, qui c'è poco da dire. Cioè, aveva rotto da quando ha rotto a rialzo questo, questa, questa lateralità che ha fatto, questa lateralizzazione che ha fatto, è stata completamente inarrestabile. E adesso è molto estesa. È molto estesa, quindi, insomma, diventa un attimino pericolosa anche lei. E tutte queste estensioni sulle altcoin insomma mi fanno pensare che uno sciacquone ci deve essere, no, prima o dopo, perché altrimenti, ripeto, rischia di diventare non sostenibile il movimento. Questo non vuol dire che collassano e non salgono più, però c'è cioè, una crescita a questo ritmo è difficile, no, da sostenere, quindi attenzione anche in questo caso. Riguardo a Run, qualcuno mi aveva chiesto, no, che cos'è, che cosa non è. Allora io vi invito, anche qua avevo fatto un video una vita fa. Una vita fa, quando eh, analizzavamo praticamente tutti i protocolli. no Se voi andate a cercare Tor Chain, lo dovreste trovare. Eccolo qua. Vedete, questo qua di un anno fa, in realtà, neanche tantissimo tempo fa. E qua spiego i fondamentali: cioè, vedete, c'erano proprio le slide, caratteristiche principali. Insomma, tutte, tutto lo spiegone su, su come funziona. La tokenomics, eccetera, eccetera e se vi interessa approfondirlo, sono 34 minuti di video, qua trovate veramente tutto su Torchain, e dateci pure un'occhiata. Detto in breve, è, è molto interessante il concept perché è un DEX nativo, cioè che tu puoi swappare bitcoin nativi in Ethereum nativi, ad esempio, tramite un sistema che è molto complicato, infatti ha avuto problemi di sicurezza non banali in passato, ma è ambiziosissimo è uno de, dei progetti più ambiziosi della DeFi, cioè gli swap nativi cross-chain con del size anche, perché si può swapare anche del size, cioè non è che c'è liquidità da due spiccioli, ed è veramente, veramente un progetto ambizioso, con, i suoi, con le sue complessità e di conseguenza i suoi rischi, ma è molto, molto ambizioso. Tra l'altro, infatti, si può anche fornire liquidità, no? Eh, se si fornisce liquidità in Bitcoin, in Ethereum, eccetera, vedete che c'è un APR dato dalle trading fee, perché è un dex alla fine, no? un po' come un swap, funziona in quel modo lì. E tuttavia la cosa non è esente da rischi, ecco, perché ovviamente è un protocollo molto complesso e in quanto tale ha una superficie d'attacco molto ampia. Comunque, lato price action, questi sono i livelli chiave, iper estensione per me vuol dire stai a guardare, cioè preferisco perdermi un eventuale ulteriore rally che entrare al top, cioè bisogna fare attenzione ok quindi da un punto di vista proprio speculativo questo e poi per quanto riguarda la total market cap così poi chiudiamo il discorso analisi price action e andiamo alla supply shock che mi piace tantissimo quell'analisi qui siamo partiti veramente in quarta vedete abbiamo rotto la resistenza che si trovava qua abbiamo rotto questa era daily secondo me esatto guardate l'attack break retest da manuale anche qua e adesso eh, se rompiamo anche questa eh, questo, quest area di congestione sulla total market cap il prossimo diciamo blocco più o meno si trova un ulteriore quasi 20% di espansione del mercato. Quindi insomma è una situazione molto calda, molto calda, anche per Bitcoin, eh, perché una volta rotta questa zona, che è concentrata da un punto di vista di, di livelli chiave, i livelli chiave, cioè poi va in price discovery praticamente, perché i livelli chiavi successivi, c'è cioè 42.004 che però è vecchio. Vedete, è arrivato qua ed era già stato comunque swippato qui, quindi non è così importante come livello. Quello veramente importante è qua su, 47.000, però vedete che da qua lì siamo praticamente in price discovery, quindi è tutto, tutto ancora da scrivere. E c'è tanta carne al fuoco. Allora, Bitcoin Dominance, vedete che oggi riparte. Eh, infatti, bisogna fare molta attenzione, lo ripeto, con le altcoin. Noi, intanto, abbiamo io, una watch list. Io me la sono fatta, l'abbiamo vista, abbiamo visto le strutture noi insieme. E poi, nel momento in cui, appunto, la, la Dominance anche lei eh, va un attimino a, a, a invertire la rotta perché è sempre stata, vedete, rialzista, va a invertire la rotta verso il ribasso, si sa che ci sono più probabilità di successo nei setup sulle altcoin rispetto ad altre condizioni. Questo è un po' la base no, del, del cercare l'operatività speculativa sulle alt. Allora, veniamo al dunque. Veniamo al dunque, che questa è una cosa golosissima. Bellissima. No, l'open interest volevo vedere, scusate ma sono troppo curioso. Vediamo se ha segato le gambe... Ah guardate allora fatemi vedere anche le liquidazioni perché io voglio, voglio troppo vedere quanti no ho sbagliato coin glass voglio vedere uh, quanti short sono stati brutalmente gambizzati vediamo neanche tantissimi a 36 milioni in un'ora Rispetto, vedete, ecco, ieri invece il ritracciamento è andato a prendere i long in leva, cioè questo è stato uno sciacquone in piena regola, no? Quando parliamo di sciacquone si intende questo, cioè la price action che va a prendere i long in leva, va a prendere le posizioni di gen e poi riparte. Ieri è successo esattamente questo, cioè lo dicono i dati, no? Guardate, abbiamo preso 300 milioni di, di long segati e poi si è ripartiti. Oggi in confronto per riassorbirlo molti meno short, quindi in pochi in meno almeno hanno shortato, poi secondo me gli short per saltare magari dobbiamo andare da queste parti, andare a stuzzicare lì sopra, che c'è più liquidità, però eh, cioè, questo è il classico sciacquone, no? che uno vede così la situazione, è, entra in iperestensione, Magari anche in leva e con una posizione un po' digen, il mercato cosa fa? Appena vede queste situazioni? Li punisce tutti. Questo di solito succede molto 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 spesso. E, allora, supply squid, questa è, è un'analisi che ci tengo a fare. Quindi fatemi sorseggiare. Un po' d'acqua gasata. Ghiacciata ma gasata. E praticamente questa è un'analisi che va a vedere la supply verso l'alving. Come vedete, vabbè, qui è, il, è un countdown verso l'alving, siamo a circa 150 giorni, ragazzi, inizia, inizia a sentirsi eh, sulle spalle l'alving che arriva. Vedete, questa è l'emissione di nuovi bitcoin nel tempo. Adesso siamo a un'emissione di cos'era? Siamo a 6,25. Ragazzi, lo so che è terribile non sapere questa cosa, ma ho un lapsus. Siamo a 6,25. Eh, vi prego, ri, rinfrescatemi rinfrescatemi la memoria. Sì, 6,25. Grazie. Scusate, ma sono quei, quei lapsus che dici: oh mio dio. E come vedete, la l'emissione cala, il prezzo ha sempre seguito un trend rialzista. E qui che cosa abbiamo di bello? La supply circolante che ovviamente è funzione anche lei della... Ehm... Ah no, questa scusate è l'emissione in dollari, l'emissione mensile in dollari, il prezzo è sempre stato rialzista quindi anche l'emissione mensile in dollari, quindi lo stimolo diciamo che ci dà la chain bitcoin è sempre stato in crescita negli anni. E la supply ovviamente tende ad appiattirsi. Se ci pensate, siamo sopra già i 19 milioni di bitcoin minati, ne mancano veramente pochi. La scarsità inizia a farsi sentire sul serio adesso. E come vedete, qua c'è un tracker della performance nel passato, eh, verso l'alving e dopo l'alving. Di questo ne abbiamo già parlato mille volte, quindi non stiamo a, a vedere. Eh, noi siamo all'epoca 4, vedete, eh, 6,25 bitcoin. E... Oh no, sì, direi di sì, perché è finita, la considera finita. Vabbè, comunque, niente, questo fa vedere quanto è cresciuto il prezzo nelle varie epoche, epoca 4, 2021. E la cosa interessante invece arriva adesso perché qui vi fa vedere innanzitutto la supply che è movimentata attivamente e guardate come è sempre in decrescita, cioè la supply tradata si intende, cioè movimentata di frequente, quindi no, in, um, con scopo speculativo, vedete che è, è sempre minore, la cosiddetta hot supply, ok? E qua fa vedere in parallelo anche i futures, che ovviamente la, la, la comparsa dei futures ha fatto sì che meno eh, operatività speculativa venisse spot, per ovvi motivi, ma in media vedete il 5-10% del circolante è hot supply, quindi supply tradata attivamente. Guardate la supply liquida invece, a partire da marzo 2020 si è completamente invertita la curva. Se è sempre stata in crescita, per supply liquida si intende... Supply che appunto viene movimentata abbastanza spesso c'è cioè liquid e highly liquid, quindi eh, appunto si parla di, di frequenza di movim di, di movimentazione notevole. Da marzo in poi vedete che è calato e sapete qual è il primo motivo per cui è calata? Questo, il fatto che il bilancio dei bitcoin sugli exchange è in calo anch'esso da marzo 2020 ed è calato tantissimo. Siamo passati da 3 milioni fino a eh, praticamente 2, cioè, cioè quasi il 33% in meno, sempre meno liquidità a disposizione degli exchange, sempre di più che viene intascata. Intascata non solo da noi, Retail, ma anche da istituzionali. Perché guardate, questi sono i servizi di custodia istituzionali, quindi Coinbase Custody e Grayscale, col suo GBTC, che chiaramente ha le tasche piene di Bitcoin. e Non dimentichiamocelo, uno se noi andiamo su Bitcoin Treasuries, ci fa vedere come è uno dei principali detentori di Bitcoin. Guardate che carina questa 3Map chart. Grayscale detiene 624.900 Bitcoin, cioè è veramente una dannatissima whale, non sono i suoi, sono di chi ha investito nel Trust, no? Che sapete che lo vuole convertire in ETF spot. Poi c'è MicroStrategy e vari altri, no? Però è interessante, questo tema, guardate, ETF e fondi sono come categoria i maggiori detentori di Bitcoin, e pensate... Quando approveranno, dico quando ormai, perché voglio, lo so che non è sicuro, però a me piace pensare così, quando approveranno gli ETF spot su Bitcoin, questo si gonfierà ancora di più, cioè ci saranno numeri ancora più grandi e quindi eh, la, la supply viene raschiata ancora di più da loro e in un contesto dove la supply è in diminuzione sempre di più e c'è sempre più interesse appunto a mettere da parte, accumulare, poi eventualmente... Tradare sui derivati o sugli ETF stessi. Cosa succede? Il supply shock, cioè non c'è più abbastanza liquidità, non c'è più. C'è talmente poca liquidità disponibile che il prezzo schizza alle stelle, perché la domanda supera di gran lunga l'offerta. Non voglio mettere fomo mi raccomando. Non, cioè è una dinamica di lungo termine questa, no? è un ragionamento che ha delle ipotesi di partenza, ovvero il fatto che la domanda c'è nel tempo e però nello scenario no, che stiamo vivendo sembra un qualcosa di estremamente probabile perché vedete c'è sempre più supply nella custodia nei wallet privati sempre meno supply sugli exchange quindi compra vendi compra vendi la supply che viene movimentata spesso è sempre meno vedete short term holder supply and exchange balance anche quello in calo comunque negli anni e... Il numero di Bitcoin illiquidi, dov'è che, che eh, Vedete, Active Supply in calo, qua cos'è? Short Term più Exchange Balance in calo, il listogramma grigio di sfondo è il prezzo di Bitcoin, quindi vabbè, e qui vedete il, la supply calda, quindi Short Term holders, Exchange Balance, e Liquid, Highly Liquid Supply, quello che abbiamo visto prima, è sempre in calo. E di contro vedete stored saved supply, quindi long term holders, la supply illiquida e la supply bolted, quindi all'interno dei, dei, dei servizi di custodia, cresce. C'è questa divergenza, cioè questo è un trend che si è generato a partire dal 2020, è un trend nel quale ci troviamo a gamba tesa. E eh, vedete, questo inoltre inanellato in, addirittura nello scenario di Alving che andrà a dimezzare ulteriormente l'emissione, andando a esacerbare ancora di più. Ci piace questo verbo l'illiquidità, la, la condizione di illiquidità di Bitcoin. Qui c'è un grafico che fa vedere la, eh, i livelli di accumulazione, vedete, in eh, confronto all'emissione all blocco dopo blocco. E guardate, se facciamo un rapporto. Siamo ai massimi storici. Perché vedete quanto viene accumulato. Questa è l'accumulazione, la, la, no? il cambio eh, nei 90 giorni della supply liquida, quindi quanto aumenta, e eh, rispetto a quanto viene generato dai blocchi. Siamo veramente in una fase di accumulazione molto intensa. Ed è da febbraio 2022 che costantemente l'accumulazione supera quanto viene emesso, e questo è un dato cioè non, non un qualcosa di inventato, no? Qui fa vedere come di solito ci sono dei comportamenti abbastanza standardizzati di accumulazione in certi periodi o in periodo di FOMO, che magari c'è qualcuno, non lo so, che arriva in FOMO, accumula in FOMO, oppure vedete le ondate comunque del bear market sono sempre presenti. Il verde è volted e l'azzurro long term holder supply change, ok? Quindi questo è l'aumento di detenzione dei long term holder e in, in verde credo che sia questo, volted, quindi la custodia. E alla fine sono abbastanza paralleli. E questo è un cambiamento, vedete, di, um, di, di, di quantità detenuta di bitcoin dai fish, shrimp, crab. Che cacchio vuol dire? Ecco, le entità che detengono meno di un bitcoin sono gli shrimp. 1,10 sono i crab e fish di ci c'è via alla faccia del fish, 100 bitcoin è un fish, me coglioni che fish e qui fa capire appunto è un range retail fino a high net worth, quindi molto ricchi individuals e fa vedere come la uh, supply eh, cioè, il cambiamento, l'accumulazione da parte di questi wallet è superiore, vedete, all'emissione in questi termini. Questo in blu è l'emissione e questo è il cambiamento nelle tasche. Vedete come durante la fase di bottom. C'è stata un'accumulazione pazzesca. Quindi forse si è imparato un po' di lezioni questo, a questo giro, no? Perché c'è stata veramente un picco di accumulazione proprio nella fase di capitolazione. Quindi, mentre qualcuno capitolava in preda all'emotività, all qualcun altro accumulava e non pochi, non male come cosa. E vabbè, qui fa vedere un po' l'andamento de, 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 um, dei bitcoin posseduti dalle varie tipologie di holder, e qua un'altra misura derivata che ci interessa fino a un certo punto. Altra misura derivata. Insomma, quello che ci tenevo eh, che vi portaste a casa da questo report bellissimo supply squeeze di, di Glassnode è proprio il fatto che siamo in un trend. C'è un trend che i dati ce lo dicono, dove da una parte la supply è in diminuzione. L'alving, l'accumulazione, lo stoccaggio off-chain, e eh sì, off-chain, buonanotte. Lo stoccaggio on chain, fuori dai, wall, dai, dai checks, non più eh, tradato speculativamente, ma accumulato. C'è cioè questa tendenza. E dall'altra parte la domanda che sta per entrare a gamba tesa con gli ETF. E questo potrebbe veramente causare un, un supply shock pazzesco. Sarà interessante osservarne le dinamiche. Ho finito il pippone. Ho finito il pippone ma spero che sia stato interessante perché, è, insomma, è, sono dinamiche che secondo me vale la pena seguire. Io poi questo lo potete ovviamente rivedere sul tubozzo in differita perché ve lo lascio lì, lo sapete, che eh, rimangono tutti lì sul pezzissimo. Allora, eh, rapidissima carrellata di notizie prima di, ehm, prima di ascoltare le vostre domande, questa la possiamo chiudere. Allora, vi ricordo innanzitutto che... Con i cipini adesso si può avere un bonus su Bitcashback e abbiamo abbassato la quantità di cipini richiesti. Quindi se avete dei bei cipini li potete trasformare in Bitcoin andando a fare acquisti su Bitcashback così andate anche voi ad aggredire la supply. Mi raccomando, <ride> accumulate più Bitcoin che potete facendo gli acquisti online di Natale del Black Friday. Learn thecryptogateway.it slash Bitcashback trovate tutto. Poi um, update da Grayscale, hanno rimandato il uh, vabbè, classicone, no? Il uh, la loro um, il loro ETF. No, sì, l'ETF sui futures. Fu no, l'ETF Futures Trust, e che è ETH non è, però oh sì. Boh. E, e quindi niente. Eh, c'è cioè una non notizia alla fine perché eh, continuano a ritardare. Sappiamo che la scadenza è un po' il 10 di gennaio. Poi su Nexo sono arrivati i futures anche sull'app, non solo su Nexo Pro. La verità è che l'app cioè, è, è più semplice. No? Vedete, vai lì, futures, apri la, scegli la coin, apri la posizione, e, e sei a posto. Le fee sono le stesse, e lo spread è lo stesso, quindi non c'è c'è diciamo una penalità per usare la versione facile, però non puoi mettere i limit order, non puoi ehm, mettere stop loss e take profit, apri e chiudi a mercato la posizione e basta. Quindi ovviamente è sempre meglio Nexo Pro, che ha un, offre un'operatività molto, molto più completa. Però ve lo dico così, è una noia. Tra l'altro è interessante il fatto che Nexo Pro e Nexo offrono i futures comunque, e sono compliant diciamo in italia nel senso hanno la sono registrati all'OAM hanno l'SRL italiana e tutto quanto e offrono comunque queste tipologie di prodotti interessante come, come contesto comunque di altro eh, ecco se invece vi interessa Chainlink approfondire Chainlink io vi ho lasciato su telegram sempre ma eh, se volete poi ve lo lascio anche qua un articolo scritto da Matte su Chainlink che l'abbiamo legato all'ultimo della nostra newsletter, vi consiglio di leggerlo. Eh, sono 12 minuti di video, ma eh, trovate veramente tutto su link in modo aggiornato. Tra l'altro, no, aggiornato ad oggi perché anche su link c'era un mio video. Se voi lo andate a cercare, lo trovate. Eh, ragazzi, ve l'ho detto, abbiamo analizzato praticamente la qualunque. E se cercate link dovreste ancora trovarlo. Eccolo qua. Di dieci mesi fa, quindi neanche troppo vecchio, ma 40 minuti di video trovate veramente tutto quello che c'è da sapere anche qui. E vale la pena approfondirlo. È un'infrastruttura molto interessante. OKEx lancia il suo layer 2. Insomma, le cose sono un po' queste, quelle da sapere. Ah, ultima cosa gli eventi. Il, dunque domani c'è un evento dedicato a Sorerre, a come fare analisi di mercato, uno strumento di analisi di mercato per Sorerre per chi opera anche speculativamente tutto, quindi se volete domani sera alle 18:30, invece i prossimi due sono molto più orientati ai protocolli, abbiamo Polkadot 2.0 il 23 novembre, sempre giovedì e il proto-dunk sharding il giovedì dopo. Durin poi, tra l'altro, non ci sarà più da usare Zoom per gli eventi di approfondimento del giovedì, ma verranno eh, integrati direttamente con un player qua sulla pagina del sito. Quindi non ci sarà più da riservare il posto tutte quelle menate lì. Sarà disponibile istantaneamente per tutti, tutti, eh, vieni qua e c'è il player sotto e poi si puoi commentare, puoi interagire. Quindi super easy. E quindi vi consiglio ovviamente di partecipare per approfondire e eh, andare oltre no, le semplici notizie e cose che succedono. Ragazzi, come andiamo? Come andiamo? Nei precedenti bull market non c'erano tutti gli istituzionali che ci sono adesso e soprattutto questo bull market sta iniziando mesi e mesi prima dell'halving. Hai ragione, hai ragione, è cambiato, ci sono tante tante differenze rispetto a prima. Però sì, insomma, è vero. Eh, vediamo, sono curioso di vedere come, come tutto questo andrà a come dire ad allinearsi eh, hai visto l'annuncio di JP Morgan, Apollo e Wisdom 3 che andranno a creare una subnet istituzionale su AV? Wow no, non l'ho visto Non l'ho visto, molto interessante, molto interessante. C'è un'azienda che usa le lampade col magma caldo per generatori casuali per fare la seed phrase, bellissimo Bellissimo. Se ho token o coin su ledger come posso fare staking o earning? Allora staking è una cosa e lo puoi fare eh, interagendo direttamente con le chain, facendo un validatore o delegando. Earning invece vuol dire che tu utilizzi una, un centralizzato come intermediario, quindi non lo puoi fare, assolutamente. Siti internet dove prenotare hotel e pagare in cripto, travala mi pare che si chiami. Travala. Eccolo questo è praticamente un booking dove paghi in cripto puoi pagare in bitcoin e altre mi ricordo che l'aveva pubblicizzato Binance e non so se è addirittura investitore Binance o qualcosa del genere e tra l'altro è su bitcashback attenzione se prenoti viaggi qua come su altri portali anche i dreams vola gratis ce ne sono tanti purtroppo Booking ha tagliato i punti con tutti i cashback perché ha fatto il suo maledetto booking? E se tu prenoti con Travala, adesso te lo cerco, ti spuppoli anche un bel cashback in Bitcoin. No, oh, non mi ha preso il click Travala, uh, vedi? Del 3,86%. Nice, perché c'è il boost. Ah, no, io ho il boost dei cipini. <ride> Però no, del, parte dal 2% e se ti puppi anche tu i cipini puoi boostarlo al doppio. E così, non male, non male. E si paga in cripto. Uh, ci organizzerò le vacanze nel 2026. <ride> esatto. <ride> esatto. Esatto, Anche direttamente da Binance. Infatti mi ricordo che era integrato forse con Binance Pay. Uh, sì, 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 sì. Oggi la Cina ha iniettato 200 miliardi all'interno dei mercati, eh, ma anche quello fa, eh. sono tutti gli stimoli monetari sono assolutamente uno, una... qualcosa che rende più appetibile Bitcoin, non c'è ombra di dubbio. Ho prenotato giù, bravo, ho prenotato, imparate ragazzi, imparate. Ho prenotato giusto stamattina un hotel per mio padre, doppio cashback, crow e bit cashback. Bravo, hai capito tutto. Immagina se ti arriva 100 dollari, mi metto in un angolo e piango, perché veramente è così, è così. Ma lo, guardate, ho, ho condiviso stamattina su X e poi con questo chiudo e vi cippinizzo. Questa è la, una, una cruda e, e, e brutta verità. Cioè, quando decidi di dampare l'airdrop al giorno 1, <ride> e quello è Tia, quando decidi di andare l'airdrop, zack, <ride> è così, ragazzi, è così, è così. E gli ho detto papà, ci penso io, bravissimo, bravissimo, continua così, continua così. Ragazzi, prendete e cipinatevi tutti. Dunque, perché non va più lo short link, mannaggia che ogni volta devo andarmelo a recuperare. cipini cipini per tutti eccoli qua il tuo padre deve essere fiero esatto esatto ma ovviamente non glielo devi dire che se no vuole la sua parte dice ma l'hotel era il mio e quindi assolutamente no assolutamente no ragazzi io direi che eh, ci possiamo vedere venerdì a dopo domani, quindi, e fatti bravi, mi raccomando, e basta, e basta, fierissimo, bravo. Mi raccomando, continuate a shoppare su Bitcashback e accumulate bitcoin a costo zero, 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 zero. Se guardi la liquidation heatmap di CoinGlass ci sono già dei long da liquidare a 36k. Andiamola a vedere, dai, ci salutiamo con quella. Allora, CoinGlass, liquidation heatmap. Dai che la palestra chiama ragazzi, chiama, chiama fortissimo. Eccoci qua, tre giorni, Bitcoin USDT. Chissà che adesso non arrivi di nuovo anche i futures, anche in Italia di Binance, dai. E eh, qua li abbiamo presi tutti, eh? le liquidazioni prese tutte. E tu avrai guardato magari anche le 12 ore, quelle più recenti. Qua sotto c'è qualcosa, vabbè, dai. Oddio, 39 milioni. Qualche digen che ha allungato, allungato qua è eh, proprio, va che roba, Cioè, cecchini, 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 questi sono i long aperti esattamente qui, qua qualcuno l'ha aperto anche eh, vabbè ragazzi va così, va così. Detto questo, eh, per ora puniti gli short. Eh? <ride> Va così. Ragazzi, ci aggiorniamo venerdì, ci aggiorniamo su Telegram per le cose rapide così in tempo reale. Occhi puntati sul esito di questa battaglia. Passate una buona serata. Sempre sul pezzo, mi raccomando. E alla prossima.